Giorno 5, 2 giorni alla fine dell'ultima settimana. Oh, hey Neku. Hey, Rindo, right? Yeah, good to Non mi finally piace meet la you. voce che hanno dato a Neku, un po' Even troppo though it won't profonda. be for very long. Yeah, Pete filled me in a bit. Said beating Shiba will fix everything. We hope. Well, we're gonna have to take him down, that's for sure. But I've got a feeling there's someone else too. Like who? Il compositore? Isn't that Shiba? Might be. 3 years ago, I got dragged back into the UG. When I came to, I was in Shinjuku. Or whatever was left of it. The city was already in ruins by the time I arrived. Okay. Damn. So Shinjuku really did get erased. Well, it's still there, but it's been cut off from both the RG and the UG. Nobody's there, but it's not completely empty. People's Ci sono i rumori? Are still floating Ah, around ok. the city like lost souls. What do you mean? You can scan people and see what they're thinking, right? It's kind of like that, except the people themselves aren't around anymore. I tried sifting through some thoughts to find out what happened there. And did you come up with anything? Nothing concrete, but I did get a new lead. Gotta follow up on that first. But how? I've got a Reaper friend who's helping me out. I'll try to touch base. A Reaper? Is it Karya? Or Uzuki? Nah, probably nobody you know. Although, those names sound kind of familiar. Come ti suonano familiari, li conosci? Familiar? What? Esatto. You need a smack to jog your memory? Uzuki! Uzuki? is that what your name was? Cristo. You really don't remember? First that Skull Kid and now you too. Unbelievable! The name's Uzuki Yashiro. Try not to forget it this time. Yeah, sorry. Where's Karya? He's resting for now. Dealing with all those noise yesterday really did a number on him. Right. Thanks for all your help. Save your breath. We didn't do it for your sakes, Pipsqueak. Listen, Amnesiac. I mean, Neku. What? I'm really glad you made it back. Ok, grazie. Karya and I, we're both doing whatever we can to help. So you'd better do your part too. You got that? I will. That's why I came back. Oh. Sì? Greetings, sheeple of Shibuya. Got some red hot news for ya. Shiba. I'm feeling almost frostbitten in the wake of yesterday's party. After all the trouble I went through to get everyone fired up, too. Although it looks like you all enjoyed yourselves anyway. Color me jealous. Unisciti alla festa allora. Personally greeted our newcomer. Welcome back, Neku. I've been looking all over for the player of legend to help spice up my little game. I even went to the RG and back to find him. But all I got were these lousy, wicked twisters. Wow, grazie. Who in the world would have thought they'd be the last team standing? A scorching hot turn of events, for sure. And I'm not turning down the heat just yet. Expect some guest appearances I think you'll love. Including the highly anticipated return of a few old flames. Old flames? Stay tuned. And with that, I bid you adieu. Ugh, he's so infuriating. I'm gonna go throw up. Neku, take care of things here. And as for you, Rindo. Yes? You're the leader, aren't you? Start acting like it. Right. Hey! Sup, my dudes? Hey. Alright, let's get this day started. How's it going, Neku? You good? You bet. With the day's broadcast received, we are prepared to march. That being said... What? I worry about the aforementioned old flames. I suspect the Game Master is rather irate that yesterday diverged so greatly from his plans. And given his temperament... Uh-huh. We can expect him to seek revenge using the basest of tactics. Much in the way that after Lady Ayano was erased, he brought tragedy upon our dear Lady Kanon the very next day. Yeah. Wouldn't put it past him. Yeah, he can be a real asshole.
I don't know what Dad Shiba's planning, but if he pulls something, we got your back. Me and Phones is here for you. It won't be easy, and it might feel hopeless, but the fate of Shibuya is at stake. We've got to try to save it from erasure. We're the only ones who can. I must emotionally prepare myself. Jeez, Penny, you look like you's going to a funeral. Ma dai, che stronzo. Let's just hope it won't be ours, you know? So, what's the plan? I was just talking with Rindo about that. We're gonna fight the noise. I'm also gonna need your help with something. Which would be... There's something I need to figure out about what happened in Shinjuku. What about it? I'll explain everything later. Even I'm not completely sure of what I'm looking for yet. Esatto. Okay. Vorremmo saperlo anche noi giocatori, sai. This bodes ill. Judging by the Game Master's words from earlier, not that anguish awaits us. Let my resolve waver if it may. Tis my comrade's morale that worries me. Quindi Shiba aveva messo gli occhi su Neku e lo ha cercato per così tanto tempo. Neku deve essere davvero forte. Huh? Eh? C'è qualcosa? Niente. Meno male che sta con noi. Con lui in squadra ha un ottimo presentimento. Permettetemi, dove ci stiamo dirigendo? Beh, vorrei andare a Cat Street. E visto che siamo alla stazione, allora dobbiamo andare... Lo sappiamo noi. Sì, seguici. E occhio ai rumori. Che statistiche avrà? Beat era molto indietro quando è arrivato, però effettivamente tutti lo erano. Certo che Shibuya è cambiata tanto. Già, in effetti sì. Non riesco a capire dove cavolo siamo. Tranquillo, io, non preoccuparti, lascia fare a me. Grazie. Quindi, fai strada? Sì, effettivamente quando c'eri tu non c'erano queste strade. Non c'erano disponibili a noi. Allora, Neku... Dio mio, che spilla sei venuto! Con che spilla sei venuto! Allora, a nudo sei a 151, 162 e 173 di stile, che non è male. Certo, sei un pochino indietro, ma pensavo molto peggio visto i precedenti. E con questo siamo a 6 personaggi. Allora, Neku, partner protagonisti, a volte aumenta il groove fra Neku e Rindo. Ok, a nome subito ho pensato a qualcosa di un po' più, però ehi, va bene uguale. Report segreto numero 4. Ah, mi chiedo se ci sia qualche informazione su Anekoma. Ok, missione di oggi, solo una. Fantastico. Abbiamo ottenuto questa nuova spilla che l'abbiamo comprata e non sembra male. Ma avevamo ottenuto un altro triangolo che sembrava decente. Ed è una super spilla. Ok, ed è... La spada di fuoco, che fa 1300, che non è male, anzi. Questa qui che avevamo fa 1200. Questa qui la diamo a Rindo. E al nostro carissimo Neku, visto che abbiamo anche la possibilità di unire le cose e aumentare il groove più velocemente, darei la spada di luce, questa qua. È un po' più debole, ma manteniamo perlomeno un po' di spade di luce o comunque un po' di elementi di luce che... ci aumentano la sete di PF. Quando è che però sblocchiamo la possibilità di avere di nuovo le spille uguali? Bella domanda. Mi sarebbe molto utile sapere quando possiamo sbloccare altre spille su altre multispille. Not my style, but hey. Moda mania. Che vuol dire? Fa indossare un completo a tutto il gruppo. Beh, certo. Questo vuol dire che i nuovi negozi che troveremo ci sbloccheranno anche i potenziamenti per Neku adesso. Questo vestito l'ho appena realizzato, è praticamente quello che aveva lui nel gioco precedente. Ok, voglio vedere come gira la squadra adesso che c'è anche Neku. C'è un lupone bianco e nero, ma che figo che sei. Morto. Devo dire che ora che... Cioè già quando abbiamo beccato la nostra nuova amica Shokina, la squadra girava da dio. Ora che siamo in 6, wow.
Allora, devo dire che già la presenza di un solo personaggio in più ti fa veramente vedere quanta è la differenza a livello di danno, di quantità di colpi che puoi fare. Cioè, un solo personaggio in più può veramente cambiare, non ti dico tutta la partita, ma è tanta roba in più che possiamo avere. Abbiamo il signor Fangman. Nagi è alla soglia dei 1000 punti ferita. Wow. Ok, Beat si è beccato il ritrovamento che sicuramente schifo non mi fa, visto che è una statistica nascosta. Ria, oggi ci avrà qualcosa di nuovo? Ehi, Neku, posso chiederti una cosa? Spara. Shinjuku, com'è adesso? Adesso? Adesso non resta più nulla. Ci sono solo ombre, sagome indistinte di pensieri, di persone. Oh, che brutto. Tutto qui, brutto. Non scleri nemmeno un po', insomma. La tua città è... puff. Beh, chiaramente non ne sono entusiasta, ma mi piace un pochino di più stare a Shibuya, perciò... sì, sto bene. Bene. Rindo gli piace, Shoka. Ma tu, che ci facevi in quella zona di Tokyo? Boh, ma qualcuno mi voleva lì, lo so di per certo. Qualcuno? Tipo chi? Come prima, boh. Aspetta, una domanda ce l'ho io adesso. Come sei tornato qui? In questi tempi è così facile raggiungere Shibuya? Un demone mi ha cercato e mi ha trovato. Mi ha detto che a Shibuya serviva il mio aiuto. Per fortuna è stato abbastanza gentile da mostrarmi come tornare. Chissà chi è stato. Davvero è stato così semplice? Un demone galante vi ha mostrato la via e voi l'avete seguita? Cioè, non era una vera e propria via, ma... beh, è difficile da spiegare. Comunque, appena arrivato, ho percepito qualcosa di strano. Quando ho controllato, hai trovato noi. Esatto. E meno male che sei arrivato proprio in quel momento. Odio ammetterlo, ma Tabuzzurro mi aveva messo alle strette. Hey. Ok, è il mio turno. A proposito di Minamimoto, che mi dici di lui? Cioè, chi è lui? Un gran scemo, ecco chi è. 3 anni fa era un demone che ci rompeva sempre le scatole. Era tutto un Z qui, Z là e noi non capivamo nulla. Vuoi un consiglio? Non cercare di capire come ha fatto. Tranquillo. Yeah. Diciamo che vedevamo alcune cose in modo diverso ai tempi. Cioè, avete messo le cose in chiaro? Sì, più o meno. Ma non è più la stessa persona. È cambiato? Cambiato! Dai, per favore! Non l'hai visto prima! Lo so, ma ricordi che allora sembrava proprio un invasato? Qualcosa mi dice che è diverso, o almeno prova a esserlo. Quindi è dalla nostra parte! Per niente, quello è un pazzo, è un maniaco, forse anche un serial killer! Ascoltate, al momento ci sono cose più importanti dell'amicizia con Minamimoto. Abbiamo una città da salvare, no? Giusto! Va bene, quindi... tu, Ciccio Bello, c'hai qualcosa? Io che mi sorprendo a fare... ma... cosa? Shoka, tutto bene? No, che non va tutto bene, è lì. È Ayano, è qui. Cosa? Come? E io che ne so? Ma è nel PR o nel PS? Non fatevi ingannare, non è il demone che abbiamo incontrato l'altro giorno. In che senso? Non riesco a vedere la sua mente. Well, well. Shoka, eccoti tesoro. Quindi sì, è nel PS ora. Perché non ha una mente? È solo un involucro vuoto. Come lo sai? Parla e cammina normalmente. Sei sicura che non sia lei? La scansiono. Potrebbe esserci un indizio nella sua anima. Yo, puoi scansionare le anime delle persone? Ho imparato qualche trucchetto mentre ero Shinjuku. Non potevo scansionare le persone alla vecchia maniera. Nagi ha ragione. Non ha un'anima, è vuota. Well then. Shoka, torniamo indietro tesoro, insieme. L'abbiamo persa completamente, ora è solo rumore. I pensieri e i ricordi di una persona non sempre scompaiono. Penso che sia il rumore che sia legato a lei. Ha assorbito i pensieri rimasti e ha preso le sue sembianze. Perciò è un rumore che fa finta di essere Ayano. Direi di sì, come minimo non è lei, è solo un rumore. Shoka, vieni con me tesoro. Ah, ora capisco. Vecchie fiamme. Che crudeltà. Ecco cosa intendeva. Le persone che sono state cancellate tornano. Motoi, la tizia dei vari beauties, forse anche Fuya. Chi altro è stato cancellato? Sei veramente meschino, lo sai Shiba. So che è terribile, ma dobbiamo affrontarla. Sì, hai ragione. È davvero orribile. Quale versione di lei dobbiamo affrontare? Il rumore o la versione boss? Penso al rumore, visto l'immagine, però
Sarebbe stato interessante riaffrontarla. Sono orsetti del cuore? Urca troia! Morto! Stupido! Beccati questo! Perfetto, usiamolo subito. Non che ci servisse, ma è solo per eliminarli il più veloce possibile. Soprattutto il lupo. Il lupo lo detesta, è troppo veloce. Fa dei colpi che non è proprio giusto che faccia, veramente. Morti? Ma speravo di dargli un doppio colpo tutte e due assieme. Va bene. In realtà non è stato terribile. Come ho detto, avere un solo personaggio in più cambia tutte le carte in tavola. E Jupiter of Monkey 2 si evolve in Jupiter of Monkey Otaru. Non so che cosa faccia, ma mi sembra figo. E scompare ora o rimane sull'involucro? Scomparsa. A dopo, impostora. Lady Shoka. Cosa? Voglio consigliarvi un'applicazione. Ha guarito numerosi cuori afflitti. Elegant Strategy? OL Stra, in breve. Perché? Nessun obbligo, semplicemente ritengo che possa aiutarvi a distogliere la mente dai pensieri tristi. I personaggi sono incredibili e l'esperienza di gioco è assai coinvolgente. Grazie amica, ora sto bene, ma lo proverò se sarò giù di corda. Spero vi aiuti. Allora, avanti. Oh, che caruccia. Sta cercando solo di intortare un'altra persona a giocarci, però va bene. Ah, a quanto pare non posso chiamarvi, perciò mi tocca scrivervi. Uzuki? Oh no. Immagino che tu abbia visto i rumori di oggi. Tutti i leader sono tornati. Hanno delimitato il loro territorio in città. Zuffa e Baruffa di nuovo? Non so che piani avete, ma state attenti. È probabile che li incontrerete, perciò occhio. Che carina. Capito. Grazie. Che ha detto? I giocatori cancellati stanno tornando, sotto forma di rumori. Quindi ci tocca combattere. A proposito, sono riuscito a sentire quel demone. Devo ancora andare a Cat Street. No, ho avuto un flash, ma non può essere. Non lo chiamerebbe demone. Non può essere stato Joshua a riportarlo qui. Comunque, devo ancora andare a Cat Street. Oh, giusto, possiamo andarci. Speriamo di arrivare là senza finire nei guai. Allora, se gli eventuali ex leader occupano i territori, spero che entrare in un qualsiasi territorio non vuol dire affrontarli per forza e che si possano evitare eventualmente. Non mi andrebbe che effettivamente Fretter incontri Canon al momento. Devo anche tenere d'occhio se ci sono rumori Maya. Eccolo, lo sapevo che arrivava Fuya. Quello è Fuya. Sembra lui. Decisamente. Chi, io? Oh, è vero, tu non lo conosci. È stato un leader che è stato cancellato prima che arrivassi. Allora, Witch e Twisters, volete rovinarmi ancora la vita? Se è stato cancellato, allora non dovrebbe essere qui. A quanto pare dovrò affugarvi per bene. Lo affrontiamo o no? Ah! Oh cavolo. Oh cacchio. È stato acaizzato. Sì, penso che ci tocchi, giusto? Giusto per porre fine alle sue pene, giusto? Nobile Rindo, ricordatevi che costui non è il vero Fuya. Non possiede né mente né anima. Non lasciamoci intralciare dalle emozioni. Portiamo a termine l'incarico. Che la nostra giustizia sia rapida. Bene. E che cacchio? Già mi avete ucciso una volta, volete uccidermi di nuovo, pezzo di merda. Tra l'altro saliamo di livello tra pochissimo. Non lo so. Cioè, sto pensando più che altro. Al... come si chiama?
Ah, tra l'altro, aspetta, la spada che ho dato a Neku si è evoluta, ma non ho visto se ha cambiato elemento. No. Ok, non mi serve più, però volevo usare il beat al 300%. Penso che la spada di Neku sia rimasta di luce. Penso sia rimasta di luce. Va bene, sai che ti dico che non è... non è per niente male questa combinazione. Preferisco quasi le spade ad avere due lance. Nonostante le lance facevano una buona combinazione fra di loro. Niente male, tra l'altro. E quindi tutto l'obiettivo di oggi è eliminare gli ex leader? È fatta! Credo di sì. Procediamo? Sì, non abbiamo altra scelta. Già, è vero. Dobbiamo proseguire. Invero? Sì, continuate a dire l'ovvio. Te lo ripeto, amico, questo gioco è orrendo. Non che il nostro fosse tanto meglio, però. Sì, i demoni ci hanno dato filo da torcere ai tempi. E i comandi non erano da meno. Dannazione, combattere col Joy-Con è stato... oh, difficile da apprendere. Davvero, però, amico, non avrei mai pensato di finire nel PS insieme a te. Ma che ci fai tu qui? Non dirmi che ti sei fatto ammazzare di nuovo. No, ma no, ma no, nemmeno io sono così scemo. Allora perché? I demoni di Shinjuku hanno pescato gente dal PR e hanno beccato me e anche Rindo e gli altri. Aspetta, sei arrivato direttamente dal PR? Sì, Testa Rosa ha detto che stavamo violando le regole del realismo. Proprio come te quando sei scomparso. Ora è come se non fossimo mai esistiti nel mondo reale. Sono stati demoni di Shinjuku. E chi se no? Ha senso. Direi che sarà meglio fare qualche ricerca. Vuoi chiederlo a quel demone di cui parlavi? Ma chi è? Lo scoprirei presto. E perché non ora, io? Perché sarà più semplice spiegare tutto insieme. Beh, ma lo conosco. Non che mi importi, ma sono curioso. Non mi dispiace vedere gente che conosco, sai? Ti capisco, sai, vorrei che fossimo di nuovo tutti qui. Davvero? Spero che stiano bene. Soprattutto, beh, lo sai. Sì. Se usciamo vivi dal gioco, dobbiamo fare una rimpatriata. Cosa intendi se usciamo vivi? Ce la faremo, è in grande stile, io. Sì, certo. Ah, ok, speravo in una spilla nuova, invece vabbè, la batteria oscura, sai, meglio averla un po' da parte per il momento. Non mi fa schifo. E hanno chiuso Miyashita Park. Tra l'altro la spilla di Rindo si è trasformata veramente in maniera assurda. Non che mi serva al momento. Motoi. Stavo dicendo, non che mi serva al momento, ma voglio vedere cosa piace al nostro amico. Il caffè ti piace, Neku? Sì, gli piace. Fret è all'alba degli 800 e Beat è salito di difesa. Bravi, bravi, bravi. Ti prego, Neku, beccati un bonus. Va bene, anche Shoka non mi dispiace. Comunque 99 precisi precisi, eh. Ed ecco qua il nostro amico Motoi. Ci siamo. Ehi! Ehi, mio amico! Stai bene, Tamarindo? Sì. Io... Non resta nulla della persona che conoscevamo. È vuoto, è solo un rumore. E i rumori devono essere cancellati. Hai ragione, è solo un rumore. Qualcosa non va, mio amico. Forza, devi farcela. E poi ho un freebooter, uccidilo. Nobile Rindo, permettetemi. Possiamo occuparci di noi se il fardello è troppo grave. Non deve invadere la mente di questa creatura. So che è un involucro vuoto. Il che alleggerisce il peso psicologico delle mie ondalie rispetto ai giorni trascorsi. Wow, oggi sei in forma smagliante, boss. Perché è preoccupata per noi, scemo. Sente quanto stiamo male. Eh? Cosa? Riesci a capire che è difficile? È molto brava a capire le persone e lo è anche senza i suoi poteri. Hai ragione. Hey. Beh, che ne dici, impavido leader? Lascerei che sia Nagi a combattere le tue battaglie? Cosa? Nemmeno per sogno. Rindo. Ehi, Rindo. Non devi farlo se non te la senti. Dovremmo riuscire a gestirlo da soli. A show. Sì, lo sconfiggeremo in un batter d'occhio. No, va tutto bene, combatterò. Allora prepariamoci a combattere, nobile Rindo. Pronti? Sono...
manco fosse chissà quale importanza. Sai cosa però non è apparso più da un po'? Il rumore a forma di dinosauro, di T-Rex. A parte quello gorilla che vabbè quello... Ormai ho accettato il fatto che quello fosse solo una boss fight e fine. Benissimo, siamo saliti anche di livello. No, mi è sfuggito dal colpo. Porca troia del lato. Colpiti due assieme. Colpito. Bravo Beat, che l'hai finito. Queste nuove combo mi piacciono come stanno andando. Le abbiamo gestita egregiamente questa battaglia. E tra poco la spilla di Rindo sale, anche quella lì che ho dato a Beat. Ottimo. Tra l'altro, appunto, non ho visto che cosa fa la spada che ho dato a Neku. E quanto danno faccia. Ok, andiamo a Cat Street. Giusto. Forza Cat Street, arriviamo. Tutti i rumori li battiamo. La prossima minaccia che incontreremo sarà sicuramente... Yo, Spilletta! Preoccupata per Fred? Sai, mi sa che il prossimo re... Ah, per quel motivo la nostra meta è tanto distante! Oh, giusto! Già, le gambe mi fanno troppo male, yo! Invero? Ed è prolevole, se fossimo solo più propinqui! Su col morale! Sai, ci penso da un po', questa settimana è più dura di quanto pensassi! Sì. Davvero? So che mi do tante arie, ma avevo paura di non riuscire a farcela. O di non farcela più. Ma ora so che posso. Perché il nobile Neku si è unito alla nostra fila? Sì, esatto. Riponete molta fiducia in lui? Sì, puoi dirlo forte. Mi ha dato l'impressione di essere una persona di fiducia, essendo la legge... Non mi fido per questo. Ah? Non ha nulla a che fare con le leggende o quelle cavolate. L'ho conosciuto molto prima, io. Mi fido perché so che è un bravo ragazzo. E fin anche un bravo amico. Quanto c'è lui, tutto è diverso, capisci? E ha quel potere unico. Ecco perché so che possiamo farcela. Non c'è motivo per preoccuparsi se c'è lui. E vai, quindi tutti i protagonisti attuali sono inutili ora che c'è Neku. Che spettacolo mirabile, il frutto nato dal fiorire delle amicizia. Oh, 10.000 yen, wow. Più che altro mi sembra strano che non sto ancora trovando rumori maiale. Neku potenziamento attacco 4? Nulla, buongiorno. Non so se lo stile di Neku attualmente può usarlo, ma... E l'attacco aumenta del 50%? Mamma mia, 50% è tanta roba, 310% di danno, un po' esagerato, però abbiamo ottenuto Rinoceronte e Shisho si sta evolvendo in Fukin. Quindi questa, si è trasformata in una spada di vento, era da un sacco che non ottenevamo una spada di vento. Però la spada di fuoco mi piaceva, cavolo. Questa invece è sempre una spada di luce, fa 1181. Prossima boss fight. Canon. E infatti è già lì che ci aspetta, guarda un po'. Ah, e c'è il rumore maiale da qualche parte. Attenzione. Lo sapevo che eri qua. Una nuova abilità è ottenuto e giustamente dove vai a nascondere? Nel posto dove quella nuova abilità ti porta. Chiaro. Tondo, cristallino. Vi odio. Quindi ghiaccio, roccia e tempo. Dai, forza, andatevene. Ghiaccio, roccia e tempo. Vabbè, quella di tempo sappiamo quale usare, palesemente. No, era esplosivo, non ghiaccio. Che stupido. Ready or not. Quindi occupiamoci subito. No, di questo qua, che è quello che richiede più tempo. Perfetto, infatti è ancora vivo. Vai Fred, uccidi questo. Uccidilo per favore. Benissimo. Questo è stato facile. Manchi solo tu. All right, we won.
Success. Allora, quanto abbiamo preso? Relatività assoluta. Un'altra di quelle mantieni cinetiche. Ok, Fret, preparati mentalmente. Sai già cosa sta per succedere. Già. Ah, è qui. Canon. Fret, rindi. Cavolo, Shiba ci dà dentro forte. Bel modo di dar giù sulla gente già triste. Vuoi adularmi anche oggi? Quando ho detto che avrei voluto passare più tempo insieme, non intendevo questo. Già. Quello che vedete davanti a voi non è altro che un rumore. Lei non è Lady Canon. Lei non è Lady Canon. L'hai già detto. Ripetere aiuta. Dillo di nuovo. Lei non è Lady Canon. Di nuovo. Lei non è Lady Canon. Di nuovo. Lei non è Lady Canon. Grazie, boss. Potete ringraziarmi a termine della battaglia. Combattete? Certo, non c'è bisogno di ripeterlo. Che cosa ci saranno? Ancora gli orsetti? No, forse i corvi. Abbiamo visto i corvi anomali? Forse sono nuovi. Nemici anomali nuovi? No, sono le meduse, no. Le meduse dobbiamo stare attenti perché fanno quel merdoso attacco rotante. E quando mai ti sbagli? Madonna mia, è da un sacco di tempo che non facevamo più l'attacco di vento. Perfetto. Altro lupo che in questo momento sta usando l'attacco estrema velocità. Mi dispiace per te, lupacchiotto, ma sei nel team sbagliato, tesoro. Bella battaglia. Speriamo che Canon adesso riposi in pace. Comunque appena Shiba aveva detto quella cosa lì delle vecchie fiamme, già lo immaginavo che cosa intendesse. Lo immaginavo. Comunque, tanta roba la nostra carissima amica Nagi. Sta tirando su di morale tutti. Ce l'abbiamo fatta, è finita. Invero. Ehi, boss, grazie per avermi aiutato. Mi hai rivolto la parola, anzi, hai tifato per me. Pensavo che, ecco, mi odiassi o che non ti piacessi. Invero, lo ammetto. Rapportarmi con creature del vostro tipo mi risulta faticoso. L'ho notato. Detto ciò, condividere i nostri travagli mi ha permesso di vedere oltre la superficie. Davvero? Si mettono assieme. Sì, e credo di aver visto il vostro vero io interiore. Permettetemi di dimostrarlo. Ehi, dimostrare cosa? Lady Canon era il vostro bias, come diciamo noi e le strambi. Il mio bias? Perciò è naturale che la sua scomparsa abbia sortito un effetto traumatico. Inoltre è stato improvviso. Dunque il vostro dolore è profondo. Ha invaso la mia mente. Assolutamente no. E mi risento della vostra considerazione. Scusa. Si può imparare assai già solo osservando le azioni, senza entrare nella mente di una persona. Vi ho semplicemente analizzato dalle scorse settimane e sono giunta a delle conclusioni. E che conclusioni sono? Volete davvero saperle? Se ti va di parlarmene. Beh, dunque, ho concluso che in effetti voi siete un umano. Non ci hai messo un po' troppo. Permettetemi di elaborare. L'umanità è la linea tra sforzarsi e comprendere le persone intorno a sé e considerarle semplicemente risorse da consumare. L'umanità è la linea tra sforzarsi e comprendere le opinioni e i valori lontani dei propri e disinteressarsi a reputarli futili. L'umanità è la linea tra l'anima terrorizzata del confronto con l'altro e un'anima completamente non curante delle persone intorno a sé. Dopo avervi categorizzato come umano, posso dedurre che in questo momento state soffrendo immensamente. Grazie per l'analisi. Non avevo idea che mi potessi capire così bene. A dire la verità è impressionante. Forse.
Mi è solo chiaro il ruolo importante che ricopre la comunicazione. Oh. E mi sforzo immensamente per assicurarmi che le mie interazioni con gli altri siano calme. Faccio domande, analizzo le risposte, reagisco in modo appropriato. Sfrutto ogni elemento a mia disposizione, azioni, parole, emoji e quant'altro per assicurarmi che tutti si sentano a proprio agio. Oh, è un'abilità che può essere affinata come le altre. Si sta aprendo a fretta. Non c'è bisogno di poteri speciali. Oh, si è innamorato Fred. Sarò sincero, a un certo punto mi sono perso. Me lo aspettavo. Ma è straordinario tutto quello che sai fare. Non lo comprendo, ma lo rispetto. Similmente, io ammiro la naturalezza con cui riuscite a conversare con ogni persona che incontrate. Invece rapportarmi con creature del vostro tipo mi risulta faticoso. Davvero, anche ora. Beh, sono felice che me l'hai detto. Mi sembra quasi che siamo amici. Forse proverò quel gioco lì, Electric Strategy, o come si chiama, quello di cui parli sempre. Non vi tratterrò. Spero che vi piaccia. Ne dubito. Amicizia algida. Scagli una freccia esplosiva al bersaglio. Oh, effettivamente anche le frecce esplosive non le trovavamo da un po' e erano diventate deboli. Frecce esplosive e congelanti. Potrebbe non essere un cattivo investimento. 1225 di danno. Oh, appena, santo Dio, otteniamo la possibilità di utilizzare altra spilla sullo stesso tasto, questa potrebbe diventare interessante. Proseguiamo. Eccoci a Gatto Street. Cat Street, da quanto tempo? Io, cuffiette, stiamo andando dove penso. Cioè? Se pensi che stiamo andando dove credo che tu pensi che stiamo andando, allora sì. Anche se non credo che incontreremo il signor H. Chi? Il mio conoscente. Gestiva un caffè in questa zona. Se ne sarà andato da molto, ma non è lui che stiamo cercando. Stiamo andando dalla mia amica demone. Sì, lo sapevo. Amica demone? Sì, andiamo. Lo sapevo che andavamo da lei. Lo sapevo. Dannazione. Lo sapevo che eri tu. Lo sapevo. Quindi qua è dove c'era Nekoma. Io ero convinto che era in questo punto. Però vabbè, cambia di relativamente poco la cosa. La cosa importante che volevo vedere, a parte che qua c'è un rumore maiale, che è là sopra, l'ho intravisto, era andare qui al cavallino del re per vedere se c'era qualcosa di nuovo. E visto che la strada è finalmente aperta, Takeshita Street, e ci andiamo a spaccare di pancake insieme al nostro amico Goro Akechi. E vediamo quale sarà il nuovo oggetto che sblocchiamo. Ci ho sperato che Neku si beccasse almeno un bonus, ma a volte siamo troppo avidi, eh. Tra una registrazione e l'altra sono tornato un po' indietro nel tempo e ho rifatto alcuni dei capitoli, tipo per esempio questo qua contro Minamimoto, questo qua contro il primo incontro contro Susukichi e altre boss fight, diciamo, iniziali, per ottenere le varie spille appunto da tutti quanti. Da quelli della prima settimana devo ammettere che ho ottenuto solo roba inutile, mentre bene o male da tutte le altre che ho fatto qualcosa di interessante l'ho ottenuto, ma niente di eccezionale. D'altra parte però ho iniziato un po' a prendere tutti quanti gli oggetti mancanti. Devo iniziare a padroneggiare un sacco di spille, perché il gioco ti chiede tre obiettivi: padroneggiarne 100, 200 e 300. Questo cosa vuol dire? Potenziare quasi al 100% tutte le spille del gioco. Dico quasi perché sono 333 e elimino già queste a queste qua. Già queste sono 21, il che vuol dire che hai all'incirca 12 spille che puoi non padroneggiare. In sostanza vuole che utilizzi almeno tutte le spille, che di queste tutte spille le porti al livello massimo. È follia. Mentre per i cibi invece sono riuscito a ottenerli finalmente tutti quanti. Ci mancano un po' di vestiti, ma secondo me ce la facciamo ad arrivare al 100%.
E infatti, va che bello che è il muro dei graffiti ora. Messo così non rende neanche, ma se vai a Utagawa fa anche la sua porca figura. E detto questo, andiamo appunto a mangiare. Oh no! E guardate un po', chi è che è arrivato alle statistiche massime? Già, la prima ad arrivare al massimo di PF e al massimo di difesa è stata proprio Nagi. 999 è il cap massimo dei punti ferita, 500 è il massimo delle altre statistiche. Poi non so se anche il ritrovamento a 500 di statistica, ma va bene, quella è una statistica nascosta. A parte che pensavo che il massimo fosse 999 di tutto quanto. Però anche Beat tra poco ci arriva, tra poco Beat. C'è da dire che Beat, nonostante sia arrivato comunque dopo rispetto a Nagi, per esempio, o appunto Minamimoto, ha recuperato alla grande, ha recuperato alla grandissima, e tra poco Rindo e appunto Beat arrivano al massimo di difesa. Shouka e Neku se la stanno cavando bene, se la stanno cavando bene a livello di guadagno di punti. Dopo tanto tergiversare, andiamo a incontrare l'amica demone di Neku. Oh, la musichetta! Like, hey! Yuu, da questa parte! Eccoti, Neku! Ehi! Sei in ritardo, sai da quanto ti aspetto? La fatina! Ehi, che cavolo ci fai tu qui? Non è che mi mancassi, eh! Ah, e lei è il demone che stavamo cercando? Calmati un attimo, Beat. Va bene, loro sono... Voi siete i Witch Sisters, è un vero piacere incontrarvi. Yuhuu! Fiorellini. Vabbè, la cosa che mi ha fatto ridere è che Neku si fosse... Rindo si fosse focalizzato totalmente sui piedi. Neku un feticista, conferma. Sono la demone e la principessa delle fate più carine di tutta Shibuya. Kokoa... Non lo so come si pronuncia. Kokoa Tarashi! Se non state attenti vi incanterò da morire. Oh no. Tu in realtà, esatto, tu mi devi una spiegazione. Non è divertente, io. Soprattutto dopo quello che hai fatto a Neku. Non me lo sono dimenticato, io. Gli hai sparato nella schiena, stronza. Esatto. Esatto. E chi non ha giocato il capitolo o su tablet o appunto su Switch, questa cosa gli manca. Cioè, se un veterano totale ha giocato solo al DS e arriva qui a questo titolo, questo pezzettino qua, questo personaggio gli manca. Che cosa ha fatto? Indeed. Ottima domanda. Ho capito solo che è un demone di Shibuya. Beat, puoi calmarti così ti posso spiegare tutto. Che cosa c'è da spiegare? Il motivo delle azioni di Coco. Perché mi ha sparato, perché ci ha ingannato, perché ha provato a trascinarci nel PS 3 anni fa. L'ha fatto per salvare Shinjuku. Aspetta, ma lei viene da Shibuya e voleva salvare Shinjuku? Non è nulla di strano, Shouka. Tu eri di Shinjuku, sei perfezionata a Shibuya, non c'è nulla di strano. Esatto. Non potevo starmi con le mani in mano e lasciare che Shinjuku venisse spazzata via. Can it! Non me ne frega nulla dei tuoi motivi! Non è una scusa per ingannarci e provare a uccidere il mio amico! Oh, ah, vuoi stare zitto? Non hai idea di cosa ho dovuto passare per arrivare qui, brutto mucchio di spazzatura! Come mi hai chiamato? Neku, con quello lì non ce la faccio! Wow, che bella rimpatriata, scusate, immagino sia disorientante. A dir poco, in pratica Coco era disperata perché voleva salvare Shinjuku dalla distruzione. Ok, e questo spiega la visione di Neku nel futuro vedendo la distruzione di Shinjuku. Quindi però, aspetta, Shinjuku è stata distrutta 3 anni fa, però Neku l'ha visto tramite visione. Ma chi gliel'ha fatta avere quella visione? Lei o qualcun altro? O è solo un collegamento psichico fra lui e Rindo? Non capisco! Ma perché? Lei di Shibuya non ci perdeva niente se veniva rasata al suolo? Beh, non potevo trascurare una richiesta d'aiuto. Da chi? Una mia cara amica di Shinjuku. Mi ha detto che la situazione era terribile. Quindi ho pescato questo poveraccio e questo principe per aiutare. Oh no, questo poveraccio, io pensavo stesse parlando di Neku nella serie. Mi serviva qualcuno, invece no, parlava di Pit. Porca troia. Ma purtroppo siamo arrivati troppo tardi. Shinjuku era già scomparsa. Io sarei il poveraccio. E io sarei il principe. La tua amica l'hai trovata, vero? Sì. Anche se ora non può parlare con noi.
Beh, chi è? Un altro demone per caso? Non so, forse lo è stata, ma 3 anni fa era tornata tra i giocatori. È stata l'unica persona di Shinjuku a sopravvivere oltre ai demoni. E poi, quando si è trasferita, è tornata di nuovo un demone, o almeno credo. Come vorrei che ci dicesse cos'è successo. Lo sapevo che era lei, porca di quella miseria! Mia dolce cara Tsugumi. Cosa? Aspetta, cosa? Tsugumi. Ma... sì, e viste le condizioni di questo piccoletto, temo che la mia amica sia in gravi difficoltà. Piccolino? Che cos'è? Un porcellino? È un gatto, non ricordi? Ne abbiamo già parlato, zucca vuota, è un gatto! Ah, giusto, giusto, scusate! Si chiama Mr. Miao. Cosa? Come fai tu a conoscere Gatto Nero? Sei sparito per anni. Gatto cosa? Mai sentito. Sì, per forza. Conosci Mr. Miao, che è letteralmente Gatto Nero? E poi lo stai indossando adesso. Vedi, Gatto Nero, proprio lì. Cosa? Questo? Ma va? È tipo il brand più famoso che ci sia. Lo conoscono tutti. E tu ne vai pazza, vero, sciocchina? È la loro felpa e tutto il resto. Oh, wow. Roba assurda. Quando è che Mr. Miao è diventato così famoso? What? Aspetta, ho già sentito questo nome. Certo che sì, anche se non ti è mai riuscito di ricordartelo. Questo è il peluche che aveva fatto Shiki. Conosci la persona che l'ha creato? Hai detto Shiki? Sì, è stata la mia prima partner quando mi sono ritrovato nel gioco. Controllava questo pupazzo con la mente e lo usava per combattere i rumori. E sappiamo che mena forte! Over here. Eh già, sai dove si trova ora? Non è Shibuya. Ho sentito dire che lavora lontano. Capisco. E finché non tornerà, parlare con Tsugumi sarà impossibile. Shiki è l'unica che può rimetterlo a posto. Aspetta, non capisco. Cosa? Cos'è che può rimettere a posto? Beh, Mr. Miao, ovviamente. Allora, Tsugumi ha Mr. Miao. Però è un Mr. Miao ipotetico, nel senso è un peluche che assomiglia a Mr. Miao, come può essere la felpa di Shoka, o è il vero Mr. Miao? E ciò porterebbe a cosa? Non capisco come sia collegato a Tsugumi. Oh cielo, credevo che sapessi già tutto di lei, visto che sei un demone di Shinjuku. All'interno di questo pupazzo ci sono il cuore e l'anima di Tsugumi. Cosa? Esatto. Purtroppo è ridotto in pezzi, e questo le impedisce di interagire con noi. Ma aspetta, il pupazzo che stai dicendo adesso, ce l'ha ancora lei? Ce l'hai tu? L'hai recuperato da lei? Era a terra? Dove cazzo era sto pupazzo? Possiamo impegnarci quanto vogliamo, ma è impossibile comunicare con lei. Dobbiamo trovare un modo per aiutarla. È l'unica che sa cosa è successo davvero a Shinjuku. Se riuscisse a raccontarci tutto, forse potremmo evitare che questo disastro ricapiti a Shibuya. Oh! Cosa? Forse ho un'idea. Ti va di parlarcene? Ehi, Nagi! Sì? Non potresti fare invasione nel pupazzo e parlarle? Devo accollarmi questo fardello? Sembri avere dei poteri notevoli, Nagi. Yo, vuoi fare un'invasione nel peluche? Più che nel peluche, nella mente di Tsugumi. Oh cacchio, ne sei in grado? Ma è super fantastico. Oh, quante domande che le vorrei fare. Cos'è successo? Come ti sistemiamo e vediamo? Ah sì, chiedile se c'è qualche pericolo che non conosciamo. Quelle facce, Coco. E poi chiedile chi è la sua principessa preferita. Grazie. Oh cacchio, sembra che non abbia scelta. Tutto a posto, boss. Sta bene. Dalla cera che hai, non si direbbe. Invadere una mente simile, sobbarcarmi tutti i fardelli che porta, sarà un'impresa ardua. Tutti fanno affidamento su di me e io non li deluderò. Ripigliati, sorella. Non preoccuparti, boss, ce la puoi fare. Probabilmente. Oddio. Oh, voglio farci un meme su lei così. Santo cielo. Vediamo, Tsugumi. Troppo tardi, è finita. Vi prego, c'è nessuno. Non mi muovo, sono intrappolata. Qualcuno faccia qualcosa. Quella voce è Tsugumi. Right. Sì, possiamo sentire ciò che pensa perché siamo nella sua mente. Se fosse posseduta da un rumore, dovremmo affrontarli a un certo punto. Sembra che prima o poi ci toccherà. Preparatevi. Arriva. Liberatemi, sono intrappolata. Non voglio più stare da sola.
Da quanto vive così? Da quando quel rumore l'ha intrappolata? Rumore! Un elefante! E vai! Non so chi ce l'abbia messo, ma ora lo togliamo. Quindi da 3 anni a sta parte sta ragazzina vive dentro un pupazzo con un rumore come coinquilino? E vai! Allora, 48% di ritorno. La 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 la! Buongiorno! Think we bit off more than we can chew here. Illuminate! That went pretty well! I suppose. Allora, andiamo subito di beat drop pesante, ma più che altro per eliminare almeno le ranocchie, non tanto per l'elefante in sé, ma almeno le ranocchie ce le leviamo subito dalle scatole. That was easy. Masterfully done. Wow, 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 i raggi laser. Brace yourself. Get set. Keep it up, beef. I got you. It's over. That was easy. Well done. Wow, mi sembra che stiamo andando bene o sbaglio, eh? Vai, 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 sfondalo e speriamo di ucciderlo. Vorrei quel tasso di ritrovamento al 3x. Yes, dammi, dammi la spilla, ti stacco il cuore e me lo mangio stasera. Dammi quella spilla. Vediamo. Rumore cancellato. Ti prego, ti prego, ti prego. Perché non voglio rifarla la battaglia, non per altro. Tutto qua, la materia oscura otteniamo dall'elefantone. No, ti prego, vuol dire che si... non può essere il premio massimo la materia oscura. Dobbiamo aver preso sicuramente il premio normale. E abbiamo preso lo 0% di danno. Davvero. Io pensavo mi avesse colpito a un certo punto. Vacca boia, si siamo migliorati. Mica male. Allora, parentesi prima di avanzare. Ho tolto a Fret anche a lui la spada perché ormai era diventata troppo debole rispetto alle altre. Ho spostato a Shoka questa qui che è praticamente le spade, quindi tiene premuto e spara le spade che vanno a ricerca, che vanno comunque in combinazione con tutti gli altri attacchi, ma soprattutto con quello di Nagi. E a Fret ho messo uno dei pilastri, ovvero quello di fuoco, che va in combinazione con la torre del fulmine insieme a Bit. Certo, la combinazione di loro tre mi piaceva molto di più, però... Abbiamo già finito il giorno oggi? Che palle quando salta la corrente. I want to talk to Tsugumi now that the noise is gone, but I don't think we can communicate with her from the outside while Mr. Mew's all torn up. Mr. This Mew. Might be our only chance to chat for now. Think you can manage, Nagi? Of course. I shall maintain our connection. Thank you. Oh, ci ha ringraziato. I appreciate you going out of your way to help me. Tsugumi. You're the one who called out to me and showed me the future, aren't you? Ah, okay. Wait, the future? You mean like all those visions I keep getting? Oh, so you saw them too. You're right. It was I who sent those visions out into the world. Okay. And it seems you two received them. I pick up signals sent by your future selves and relay those signals to you as warnings here in the present. Okay. So those are from me. Huh? Future me did what in the wind now? Shush! I'll dumb it down for you later. But why show us the future like that? To help you survive, but also to help you save the city from Shiba. Now that Shinjuku's gone, Shibuya is his next target. Yes. The noise he spawned are capable of eroding the barrier between planes, little by little, every time they do. Eventually the barrier shatters. That's what happened in Shinjuku, and that's what triggered the inversion. Inversion? Like, it got turned upside down? More like the UG and RG fused into one, effectively canceling each other out. Okay. I saw it happen in Shinjuku, but there's no way a regular Reaper could pull that off. È una cosa che potrebbe fare un compositore. Indeed, it's dissonance.
just like Shiva's abilities. Dissonance? It defies the rules of reality. You came to the UG without dying. But neither a player nor a Reaper could have made that happen. That's dissonance. But if not a player or a Reaper, then who? What is going on here? This is above even the Game Master's pay grade. Only the composer could deal with a royal mess like this. So where does this dissonance come from then? I'm sorry, but I don't know. I wish I did. I nearly got erased trying to find out. All I know for sure is that this dissonance is very real. And that dissonance is what destroyed Shinjuku. Ok. Thanks. You've been a big help. Good. Però intanto sei ancora nostra nemica, immagino, eh? If it weren't for Mr. Mew, you might have been erased by now. Yeah. Listen. Rindo. Neku. Cioè, quindi lei in pratica è un'antenna. È lei che ci ha mandato i segnali, ma è in modo molto spezzettato. But it isn't too late to save Shibuya. I don't know what's going to happen to me. There's a very real chance I might be trapped in this doll forever. Ottimo. So please, do what I can't. Don't worry, we will. That's a promise. And once Shiki makes it back to Shibuya, we'll get you out of here. That's very kind. Good luck out there. Sicuro quindi la vediamo a fine gioco, sicuro. Welcome back. Bentornati. So, how did it go? Were you able to speak with Sì, ma non l'abbiamo chiesto chi è la sua principessa preferita. And is my darlingest friend all right? What did she say? She's fine. She didn't have all the answers, but it's a start. Shiva's gotta go, that's for sure. But it sounds like taking him down will be tough. How am I supposed to help? Aww, if only I could have spoken to her myself. You can talk later. She's not going anywhere. Even when I see what's going to happen? Just gotta wait till Shiki shows up. She'll get things fixed up, yo. We'll find her once this is all over. I still wind up having to start over anyway. Hell yeah, we will. Gotta save Shibuya first, though. Is that because of the dissonance, too? Otherwise, we'll have nowhere to meet up. Right, Rindo? Huh? We can't let Shibuya get destroyed, like it did in that vision. Okay, oh, che abbiamo ricevuto right. Tutti e due. Even if it does get destroyed, maybe I'll get a second shot at avoiding that, too. Don't want that to become our future. But what about... Huh. Left on red. Swallow si rivelerà essere un ipotetico anecoma di questo gioco, secondo me. It must really wear you out though, you know? Jumping into people's minds like that? Harnessing my powers is simply a matter of deducing information from others, then using it to create a more complete picture of another's mind within my own. It's not particularly detrimental to me, at least not in any insurmountable sense. Oh, really? Nay, what I truly struggle with is the pressure. Ah, so that's what it is. Ok, vabbè, qua stanno solo spiegando quanto difficile è per lei utilizzare il suo potere. Sure, effettivamente Fret e Rindo non hanno grandi difficoltà. Lei è l'unica che ha un peso psicologico sui suoi poteri. He wasn't always like this. Not until 3 years ago at least. Ed è un'informazione che potresti dare a tutti gli altri, forse? Dirlo che 3 anni fa lui non era così? Il tuo social è stato aggiornato, ovviamente. Chi l'avrebbe detto? I Witch & Twister sono ancora in azione, ma non per molto. Direi che è ora di rovesciarli per bene. Ehi, frate! Non so chi sia, quindi che c'è? A proposito del gioco dei demoni di domani. Di chi potrebbero essere quelle scarpe? Devi continuare a parlarne! È Shiki questa, per forza. Non può essere altrimenti.
Perché nel finale del gioco la sua io originale era... aveva quel maglione. Eh? In che senso? Lo so gestire senza problemi. Pronto? Sì, sono tornata. Quando vogliamo vederci? Puoi adesso? Va bene, capito. Non preoccuparti, ti aspetto. Quindi Tsugumi tra poco sarà libera. Visione. Chapter closed.